celebriamo in tutta Italia la giornata nazionale sulla SLA. È la 12ª giornata e un esercito di volontari è su tutto il nostro territorio italiano. Le piazze sono più di 150, più di 300 volontari saranno presenti proprio per celebrare questa giornata. Noi con questa giornata in modo simbolico intendiamo mantenere altissimo il livello di attenzione sulla nostra comunità, sulla comunità delle persone che sono affette da SLA. Il problema è che il carico di questa malattia è troppo pesante per le povere spalle delle singole persone, dei singoli ammalati e delle loro famiglie. L'unica via per uscirne fuori è affidarci anche alla società civile, alle istituzioni, alla gente. Quindi siamo qui per raccogliere fondi per quello che serve all'assistenza soprattutto, ma siamo qui anche per farci conoscere e questa iniziativa dei monumenti illuminati è bellissima. Noi lotteremo per difendere il sistema sanitario nazionale e il modo migliore per farlo è essere vicino a chi vive ogni giorno queste situazioni di grande sofferenza. E l'impegno del governo su questo terreno sarà più forte possibile nel dialogo e nel confronto con le associazioni, ma anche nel provare a continuare a finanziare la ricerca, che è un punto essenziale. Questo unico colore di cui si tinge in Italia è per tracciare un filo unico di conduzione che mette insieme tutta la nostra comunità. Del colore della speranza, la speranza che tutti noi malati di questa malattia abbiamo di poter guarire, fiducia e speranza nella ricerca e ringraziamento anche nei confronti di tutti gli operatori, l'AISLA, il Centro Nemo, che fanno tanto 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 per noi. Grazie a tutti e forza, non si molla di un centimetro.